Benvenuti alla pagina sportiva di LTG, apriamo come di consueto con il calcio, dovendo commentare l'amara sconfitta per il Benevento che domenica pomeriggio al Ciro Vigorito ha perso la propria imbattibilità in campionato dopo 13 risultati utili consecutivi. La sconfitta è arrivata ad opera di un ottimo Lecce, con un Benevento che ha lasciato nella prima mezz'ora di gioco, che è stata decisiva, ha lasciato un Benevento colpevolmente le redini del gioco troppo in mano agli avversari. Ciò ovviamente è stato determinante, infatti i due gol ad opera dei salentini sono arrivati proprio nella prima frazione di gara, che tra l'altro hanno ben condotto. Due errori da evitare nei due gol: nel primo una squadra troppo rinculata che ha lasciato metri e libertà di esecuzione a Papini, che ha dovuto e ha avuto il merito, ma anche la fortuna di trovare il tiro della domenica. Nell'occasione del secondo gol, un insufficiente Affagemme che non è riuscito a contrastare il cross dalla destra, in area difficile l'uscita di Pane perché aveva la difesa troppo schiacciata verso la porta, uno Scognamio che non è riuscito a limitare la testa di Moscardelli ed un Lucioni non pronto ad anticipare abruzzese più lesto nel tapin. Chiaro, parliamo di errori individuali, comunque frutto della prestazione complessiva in questa gara. Brini ha dovuto fare i conti, come sempre, con le diverse defezioni, con una difesa ancora una volta diversa, con un Celiac squalificato ed un Gennaro Scognamiglio non al 100%, tante difficoltà nell'impostazione della manovra a centrocampo, privo di un metronomo. Qualche dubbio ha lasciato la sostituzione di Vitiello. Da lì il Benevento si è schierato con un inedito rombo a centrocampo, con Mazzeo alle spalle di Eusepi e Marotta. L'ex Perugia avrebbe dovuto assicurare qualità per le vie centrali, ma di fatto ha solo costretto agli straordinari le due punte, che hanno dovuto ovviare al lavoro di poca copertura di Mazzeo e soprattutto allargarsi per lasciargli dello spazio. Squadra confusionaria che si è potuta affidare alla sola grinta di alcuni interpreti a qualche lancio a scavalcare il centrocampo. Di fatto c'è da riconoscere la bravura di un Lecce che ha espresso un buon gioco nel primo tempo, squadra corta e compatta. Tuttavia, nonostante ciò, il Benevento ha da recriminare una conduzione arbitrale non all'altezza. Nel primo tempo non è stato concesso un rigore netto per fallo di mano di abruzzese, ma soprattutto ha dato ai nervi una gestione della gara da parte del fischietto di Firenze quantomeno irritabile ed opinabile. Fuori città si parla di un Benevento super favorito, ben visto anche dagli arbitri, ma sta di fatto che sono tanti gli errori che pesano sul piatto della bilancia in questo inizio di stagione. Senza andare troppo indietro, basti pensare al gol regolare annullato dal Faggeme al Marcello Torre la scorsa settimana. Di fatto però la squadra sul piano dei punti ha subito un'involuzione, con solo un punto nelle ultime due partite. Giallorossi già al lavoro in giornata in vista della trasferta di sabato prossimo in terra calabrese contro una regina che è sicuramente in crisi da tutti i punti di vista, da quello dei risultati e da quello societario. Proprio per questo diventa una squadra che è difficile comunque da riuscire ad identificare, una sfida che quindi potrebbe nascondere delle insidie. Consideriamo ancora il fatto che Brini, oltre i tantissimi infortuni a Reggio Calabria, dovrà fare a meno, oltre che del secondo turno di squalifica per Vredan Celiac, dovrà fare a meno anche di Marotta, che sarà fuori anch'egli per squalifica dopo aver rifilato la quarta ammonizione proprio nella sfida contro il Lecce. Ma ora parliamo di Serie D, con un protagonista il Torrecuso, che ha raggiunto ed ottenuto un pareggio importantissimo sul neutro di Puglianiello contro l'Agragas, una delle dirette concorrenti, la formazione inseguitrice proprio dei Sanniti, la formazione che è data ed era data anche all'inizio di questa stagione come la favorita per la vittoria del girone. Ospiti già in vantaggio al 17esimo grazie al gol di Meloni. Solo un super Minichiello ha tenuto in gara i Sanniti. Il portiere è stato autore di numerose parate determinanti. Buona la squadra di mister Deli Santi nella ripresa, che con il solito Galizia ha raggiunto il pareggio al 37esimo del secondo tempo. Un punto importantissimo che vale tanto per i Sanniti, non tanto per l'Agragas, che resta sempre a meno 6 dalla vetta. È un Torrecuso sempre più convinto delle proprie potenzialità e questo inizio di campionato inaspettato ha portato la società a fare delle valutazioni per l'imminente mercato. La società infatti sta preparando un paio di colpi importanti per rafforzare la truppa a disposizione di mister Deli Santi. In eccellenza invece sembra aver dimenticato come si faccia a vincere la forza e coraggio, che non esce fuori dal tunnel di questo periodo negativo nonostante la rivoluzione tanto conclamata e la rivoluzione che c'è stata durante la settimana. Sabato pomeriggio al Melusi è terminata 1-1 la sfida contro il Faiano. Gli ospiti hanno pareggiato in rimonta e a questo punto fa sì
che la squadra di Mister Mauro la sia a soli 2 punti addirittura dalla zona play-out. Pensate, un inizio di stagione davvero negativo per la compagine sannita che dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni si ritrova ad affrontare la prima vera crisi di risultati nell'era Taddeo. Ed ora parliamo di calcio a 5 con il Mareventum che non riesce a rifilare la terza vittoria consecutiva in campionato, dunque dopo 2 risultati positivi si arresta questo piccolo filotto, diciamo, positivo per quanto riguarda la compagine sannita del calcio a 5 che torna da Marcianise ridimensionata con un netto 6-1 che a dir la verità comunque penalizza un po' troppo i saniti per quanto si è visto in campo. Ed ora passiamo agli altri sport, parliamo di pallamano, reduce dall'importante trasferta di Fasano. Difficilissima la sfida contro la Junior, una sfida sempre condotta dai padroni di casa, ma i sanniti non hanno demeritato, anzi hanno mostrato anche in alcune fasi un bel gioco e forse sono eccessivamente penalizzati dal risultato finale di 43-22. Grande soddisfazione tuttavia per la società di Carlo La Peccerella, che ha visto scendere in campo in giovani, prodotto delle giovanili, in una sfida così importante con Mascia per la prima volta in gol, Pasquale Iannotti, pensate, dell'Under 15 è sceso in campo ed ha esordito tra i pali anche Jonathan Orlando, cioè a dimostrazione di quanto di buono stia producendo la società sannita ai vertici della pallamano nazionale. Ed ora parliamo dei volley, dunque apriamo il capitolo dedicato alla pallavolo con le due compagini sannite impegnate nello stesso girone, il girone H di Serie B2. Parliamo di Volare Benevento, reduce con un solo punto dalla comunque difficilissima trasferta di Salerno contro l'Oracom, una delle squadre più accreditate alla vittoria di questo girone. Dopo i primi 2 set senza storia, le gialloneri hanno saputo reagire al 2-0 trascinando le avversarie al tie-break dopo i 2 set vinti 23-25 e 21-25. Una buona prova comunque quella della squadra di Della Balda, dimostrazione che la propria squadra sta crescendo soprattutto dal punto di vista caratteriale e psicologico. Se non altro è il secondo risultato utile consecutivo per le sannite dopo l'importante vittoria della scorsa settimana contro il Monte Scaglioso Volley. Nello stesso girone bene invece l'Accademia Volley, che dopo 2 sconfitte consecutive torna finalmente alla vittoria nello scontro diretto contro l'Acqua Amata Turi, una gara ben condotta nei primi 2 set e di nuovo nel quarto dopo aver subito un piccolo passaggio a vuoto nel terzo, come dimostrano i parziali di 25-20, 25-8, 13-25 e 25-12. Ottima la prova anche dei singoli con ben 3 atlete a doppia cifra, con la solita Rosa Principe a quota 14, Jessica De Cristofaro a 12 ed Anna Maria Ferrone a quota 11. Ancora determinante il fattore campo per le giallorosse, che ora devono lavorare per trovare la prima vittoria anche fuori dalle mura amiche. Prossima sfida contro il Taranto in terra pugliese, ma ascoltiamo le parole dei protagonisti, ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Accademia Volley Vittorio Ruscello e di una delle protagoniste Anna Maria Ferrone al termine della sfida tra Accademia Volley ed Acqua Amata Turi. Vediamo. Allora Vittorio, dopo 2 sconfitte era importante tornare a far punti. Dopo 1 sconfitta, perché le partite noi stiamo facendo in casa vinciamo, fuori casa perdiamo. E quindi no, oggi era troppo importante, era uno scontro diretto, ci servivano i 3 punti più che come servivano i 3 punti in qualsiasi modo, insomma, quindi va benissimo la vittoria 3-1. Hai detto è un campionato a parte praticamente, quello in casa e quello fuori casa, un'accademia praticamente dalle due facce. Cosa c'è da migliorare da questo punto di vista per far punti anche fuori dal palaparente? C'è tantissimo da migliorare, però questa è una costante un po' di tutto il campionato, nel senso che un po' tutte le squadre in casa fanno punti e fuori casa di meno. Solo le squadre più forti, quelle più costanti, stanno vincendo anche fuori casa, anche se spesso 3-2. Basta pensare alla Megari di Napoli, che è una delle due favorite, fuori casa ha vinto 3 partite 3-2. Quindi è un po' dappertutto. Il problema è che se vogliamo salvarci abbiamo bisogno di fare punti fuori casa, per forza. Fattore determinante, quindi questo fuori casa, c'è da migliorare solo l'aspetto mentale. Come mai insomma questo campionato ha questo andamento da questo punto di vista? C'è da migliorare soprattutto l'aspetto mentale, perché fuori casa partiamo sempre un po' scariche, mentre invece in casa riusciamo a giocare meglio, ma devo dire che è stata dalla seconda trasferta, perché a Ugento abbiamo giocato, stiamo pagando anche gli infortuni, anche oggi abbiamo fatto a meno sia di Lisa Gritto che di Laura Delli Quadri, quindi che sono giocatrici importanti come tutte. Quindi in questo momento siamo contate, insomma. Quindi c'è anche questo nodo, diciamo, da sciogliere per te. La sfida di oggi abbastanza agevole, insomma, il primo set combattuto, poi un piccolo blackout nel terzo set.
Dopodiché, insomma, netta supremazia possiamo dire dell'Accademia. Questo è l'aspetto mentale di cui ti parlavo, perché non puoi vincere un set 25-8, poi lo perdi a 13 e lo rivinci a 13. Cioè, il terzo set proprio abbiamo dormito per mezz'ora proprio. E non è accettabile, in una partita, uno scontro diretto importante come questo, non è accettabile. Prossima sfida a Taranto. Prossima sfida a Taranto contro una squadra forte. Il problema è che abbiamo bisogno di punti, dobbiamo fare i punti fuori casa per forza, quindi non dobbiamo stare a guardare tanto alla squadra avversaria, a chi è, dobbiamo guardare soprattutto in casa nostra, dobbiamo guardare a quello che facciamo nella nostra metà campo, che c'è tanto da migliorare. Anche una vittoria bella come oggi, c'è il terzo set da cancellare, perché se levi il terzo set, sugli altri tre set abbiamo giocato. Sì, infatti oggi è una partita importantissima, una vittoria importante ancora di più, è da tre punti, che sia per il punteggio in classifica che per il morale, che ci ha aiutato appunto a risollevarci un po' in termini proprio di umore in campo e in allenamento. A proposito di questo, vi esprimete bene in casa, il Palaparente è il vostro fortino, ora cosa c'è da migliorare comunque per far punti anche fuori da queste mura? Allora sì, indubbiamente il pubblico amico ci aiuta, ci dà grinta, adesso ci manca un po' di insomma dobbiamo avere anche questo gioco più continuo e grintoso anche fuori casa. Ed ora parliamo di basket. In DNC sosta per la Magic Team, invece una sconfitta che lascia la mare in bocca in Serie C regionale per la Cestistica Benevento, che torna da Nola con una sconfitta che brucia ancora. Grande rammarico per la Cestistica, che dopo essere stata avanti per tre quarti di partita subisce la rimonta nell'ultimo periodo e perde con il punteggio di 85-74 contro l'Academy 3 Nola, la gara valida per l'ottava giornata del campionato di basket di Serie C regionale. Nel finale di partita la formazione giallorossa, dopo essere stata in vantaggio anche di 14 punti a pochi minuti dal termine del terzo quarto, paga la mancanza di lucidità determinata anche dalle tre assenze pesanti del vicecapitato Pepe, di Mainolfi e Rihanna, fermi ai box per infortunio. Con la sconfitta di sabato la Amiwo Energia Cestistica Benevento lascia il terzo posto in classifica al Forio e si stabilizza in quarta piazza in compagnia del Casavatore, Torre Annunziata, Accademia Nola e di Torre del Greco. Quest'ultima sarà proprio la prossima avversaria della Cestistica Benevento sabato prossimo alle 18 sul terreno nella palestra del liceo scientifico Rummo, appunto, di Benevento. E questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione. Linea alla regia.